dovrebbe essere solo una sorta di passerella per i concorrenti. Invece, per Carlos Sainz è la fine di un sogno. Lo spagnolo, il finlandese pluriridato, si impone di 3 secondi su Biasion e di 4 su Sainz e Trelles. Cordoba, dove prende il via la prima tappa. In programma 7 prove speciali per una lunghezza di circa 170 km. Come è prevedibile, la lotta è subito tra Toyota e Ford, con Oriol che fa sua la prima. Cancun si aggiudica la terza prova e continua a guidare la classifica davanti ad Oriol e Biasion, più staccato in quanto nell'attraversamento di un guado ha bagnato le candele della sua escort. Problemi anche per Oriol. Marcia. Viene raggiunto in prova da Biasion, ma non gli dà strada. Per il bassanese, lo svantaggio su Cancun sale a 43 seccandosi 3 prove speciali, la numero 14, la 16 e la 18. Decide di non arrendersi, ma per Didier Oriol questo rally d'Argentina continua ad essere un calvario. Dopo il cambio, allo start della prima prova speciale della giornata, è la frizione ad attardarlo e la riparazione gli costa 2 primi e 30 secondi di penalizzazione. Ormai pensare di andare a prendere Biasion e Cancun è pura utopia, visto che dopo 3 prove si conclude la tappa con Cancun al comando, davanti a Biasion, staccato di 1.13, e Trelles, Sasion e La Polvere, ancora protagonisti. Cancun continua la sua marcia di avvicinamento alla vittoria senza problemi, aggiudicandosi tutte le prove tranne la numero 23 che lascia ad Oriol. Biasion invece non si arrende ed escogita una tattica che però non dà i frutti sperati. Il bassanese si prende terzo e Oriol lì in ritardo di 16.58.